Chiro si è svegliato di nuovo bagnato fradicio. Sono le 3 di notte e il suo letto è già una puzza. Non si è pisciato addosso. L'acqua nella quale sguazza è il suo sudore. È sudato da far schifo. Sembra uscito da una sauna. Lento come un pachiderma, si trascina a bordo letto, piedi a terra, fuori da quell'acquitrino. Il materasso sembra il rimasuglio di un piatto di brodo e lui se lo guarda schifato, quasi deluso, ma senza realmente sapere il perché. Pensa tra sé e sé che dovrebbe perdere dei chili, se lo dice ormai da anni. Sembra un mantra, o forse assomiglia di più alla canzone di un musicista di strada che in sottofondo tutti sentono, ma che in realtà nessuno ascolta veramente. «Cristo, che palle!» esclama un po' stordito nel silenzio, reduce da poco più di un'ora di sonno. Il suo gatto, seduto e in guardia sul tappeto ai piedi del letto, lo guarda incuriosito. Sembra stia studiandolo, forse un po' annoiato. «Hai fame?» gli domanda. Balboa, voltandosi, gli dà le spalle. «Sta bene», gli risponde Hiro, sollevato, assonnato, con un piede ancora dentro al sogno dal quale si è svegliato. Non vuole muoversi di lì. Il gatto gli risponde sempre con un suono molto dolce, tenero ma poco felino, quando è lì che si aspetta del cibo. Sembra più un piccolo barrito che un miagolio. Balboa, o Balboino, come lo chiama lui di tanto in tanto, è un mezzo Maine Coon e si sa che questa razza si esprime sempre un po' come gli va. È nato in un groviglio di gatti in una notte di aprile di 5 anni prima, il solo rimasto in vita dei 4. La mamma, nell'unico parto che l'ha vista in vita, non si sprecò né a lacerare i cordoni ombelicali, né tantomeno a recidere i sacchi amniotici, lasciando quei cosetti appena nati nelle mani di un veterinario mai visto prima, chiamato d'emergenza. I cordoni, come stringhe bollenti, avevano stretto a tal punto il collo e le zampe dei 4 micetti, tanto da gonfiare le loro estremità come palloni, soffocandoli e riducendoli ad inermi ammassi di carne e pelo. Una vera assurdità. Morirono tutti in un paio di giorni, tutti, tranne Balboa. Il conto che alla fine la vita gli serbò fu una falange recisa e 3 lunghe settimane di urla per le cure necessarie a sgonfiargli la zampa. L'unico, amaro lasciapassare per i futuri giorni di gioco, lunghe dormite e grandi abbuffate. Poco male, pensò Hiro. La morte l'ha già vista in faccia appena nato. Non ne avrà mai più paura. La mamma, dal canto suo, una bianca Maine Coon di razza pura, al tempo si era fatta ingravidare da un grosso randagio che girava di continuo attorno alla casa. Se ne scappava sempre appena poteva, la poveretta. Morì 6 mesi dopo. Il gatto se lo studia ancora un po' avvicinandosi ai suoi piedi, spingendo con il muso per crearsi una cuccia tra gli stinchi ancora madidi, bagnandosi il bel pelo che da nero opaco si colora dei riflessi della luna che innocua, si fa strada attraverso i grandi vetri della camera. L'appartamento si sviluppa su 2 piani. Sopra si sposano perfettamente il soggiorno e la cucina, figli di uno spazio che tanto tempo prima doveva essere una stamperia o forse la bottega di una sarta. Hiro non l'ha mai capito bene. Sotto, in terrata, la camera da letto. Un ampio rettangolo grigio che si collega al piano terra attraverso 2 scale. Una che dà al soggiorno, l'altra che, passando attraverso un corridoio dall'alto soffitto vetrato, porta al giardino sul retro dove si trova anche il garage. Balboa ci rimane sempre delle ore in quel corridoio. I corvi del lago dietro casa sono ormai da anni le sue ammalianti sirene. I 2 si guardano e il gatto comincia a miagolare, a modo suo, fissando la volta bianca che incornicia il grande letto a 2 piazze. Il suono, vellutato ma dai toni profondamente enigmatici, questa volta non lo intenerisce affatto, ma anzi, lo congela di paura, una paura che non provava ormai da anni. Da quella volta in cui tornò in Giappone, il paese in cui era nato. Sua madre era di lì, originaria di Tokyo, trasferitasi in Italia per lavorare in uno studio di architettura che si era lanciato da poco sul mercato, ma che, grazie al gruppo di lavoro più internazionale che italiano, prometteva risultati molto buoni e i clienti a fare coda la dicevano già lunga.
Era sempre stata affascinata dall'Italia e, diversamente dai suoi coetanei, all'età di 16 anni aveva già una buona conoscenza dell'inglese e qualcosa di italiano cominciava a districarsi tra lingua e palato. Kazumi era una brava ragazza, bella, dolce e creativa, una giovane donna raffinata e mai volgare, ma con qualcosa in più: la voglia di evadere e di scoprire l'ignoto. Il suo primo assaggio di quest'ultimo lo trovò nell'uomo che poi si sarebbe sposata, giovanissima, di lì a qualche anno. Yun, padre di Hiro, italiano al 100%, ma dal nome completamente sbagliato. L'anagrafe della sua città rasentò il ridicolo cannando il nome John, tanto voluto dal suo vecchio, in Yun. Ma per lui questo non rappresentò mai un problema, anzi, lo rendeva esotico, ancora più desiderabile. Hiro lo chiamava babbo e questi si guadagnava da vivere con le macchine da corsa. Era un pilota e negli anni 80 gareggiava con le auto di categoria Gruppo C, simili a quelle che oggi fanno la 24 ore di Le Mans. Sembravano dischi volanti con le ruote. Al tempo queste corse riscuotevano parecchio successo e portare il pane a casa in quel modo là, con la classe addosso, con il rischio tra le dita, rendeva il tutto ancora più straordinario. Quel matto di Yun diceva sempre: «Se non si incontra la morte almeno una volta al giorno, la vita non è più un affare da concludere». E la morte, in quella notte dipinta per metà, tagliata in due da quel fradicio risveglio, ci aveva appena messo il naso. Ore 3:06. La voce di una donna, frenetica e fantasmica, gli solletica l'orecchio. «Ho fatto tutti i calcoli ed è impossibile riuscirci. Il programma non prevede questo». Hiro scatta spaventato e si ritrova sul tappeto, bianco di paura. Il gatto di risposta salta a sua volta, disegnando come un matto un arco nero nel blu febbrile della camera, riflesso felino vecchio di migliaia di anni. «Cosa cavolo!» esclama Hiro capovolto, messo al tappeto da un'impalpabile presenza, da una cosa che non c'è, che non si vede, ma è che è lì, dentro quella stanza, eterea come il grigio dei suoi muri. «Via, via, via, vattene, non è possibile, basta!» In un attimo, senza neanche volerlo, ricorda quando a Tokyo, passeggiando in una notte di luglio di qualche anno prima, i lampioni di una via vicino a casa si spensero in sequenza, smorzandosi nel nero. Il terrore lo investì di tutto punto, lasciandolo impalato, fermo, immobile, a guardare con la timida coda dell'occhio quel buio alle sue spalle. Una voce gli entra dentro, scavando dal cervello alle viscere, un timbro grave che sprofonda nel suo intimo, che lo lascia nudo ed esposto ai suoi tormenti. «Eccoti nel mezzo, amico mio». Davanti a lui, come chimere, le insegne luminose di un piccolo negozio lo invitano a salvarsi, a tuffarsi nella luce per trovare un rifugio da quel vuoto di tenebra che in un attimo coprì la notte di una cappa ancor più nera. Lì ebbe inizio tutto. Quella notte Hiro se ne tornava a casa dopo una tormentata serata spesa a piangere lacrime per uno di quegli amori finiti sul più bello. Tenendosi ancorato ai ricordi di una vita che ormai non c'era più, si stava ritrovando a lottare con le ansie e le paure, il cuore al freddo, con la testa che gli faceva un male cane. «Perché è successo?» si domandava, coperto di lacrime e sudore, nel buio di quella torrida estate appena avviata. Cominciavano a ronzargli attorno pensieri sporchi e maledetti, neri come mosche su di un putrido banchetto. «Muori! Buttati di sotto, maledetta, maledetta! Hai il cancro, forse peggio, tu sei il cancro! Tu mi hai divorato e mi hai sputato! Sei uno schifo ed io sono uno schifo come te!» Che tristezza! Fino a poco prima tutto quello che voleva era vivere tranquillo, amato e desiderato. Ma ora, in quella notte amara e deludente, non riusciva a fare altro che rivoltarsi nel fango della sua triste dipartita. Lei lo aveva mollato per un collega, uno nuovo appena arrivato, fino a poco prima un completo sconosciuto. Era uno di quelli con l'aura attorno, con quel fascino fresco e l'aria promettente, la faccia dipinta da un angelo.
I due si incontravano anche dopo il lavoro, durante i famosi straordinari dai quali la poveretta diceva sempre di essere tediata. Che bestia! Del resto non ci poteva fare nulla. Il bello sconosciuto era una perla rara, figlio di un ricco giapponese che progettò il suo impero costruendo ristoranti a destra e a manca. Difficile farselo scappare e lei non ci pensò due volte. In effetti, a guardarlo da fuori, il quadro era preciso. C'è un posto a Tokyo, non troppo lontano dalla stazione centrale di Shinjuku, dove si crede che certi tipi di forze, energie sovrannaturali, siano tenute sotto chiave. Da fuori lo si potrebbe scambiare per il classico negozietto di cianfrusaglie. Il vecchino all'ingresso, seduto scalzo su di uno sgabello di legno, si trastulla i piedi come alla ricerca di qualcosa. Ci schiaccia una blatta e la scaraventa via, lo schifo scolpito sul volto, ma niente di più. Ci sembra abituato. Tokyo, quando vuole, sa essere anche tanto sporca. Hiro, rigato dalle lacrime, sente l'aspro sapore del vomito spingersi su. Sarà anche forse per il vino ingurgitato poco prima. «Perché diavolo la gente sente il bisogno di toccarsi i piedi?» esclama andando fuori tema, scappando dal dolore, quasi a voler nascondersi da ciò che di recente lo ha spinto giù all'inferno. Sembra quasi gli facciano più schifo i piedi degli scarafaggi. Il vecchio, che di italiano non mastica nulla ovviamente, non lo capisce e anzi gli sorride, con gli occhi che si serrano sgraziatamente come decrepite persiane. Lo invita ad entrare, ma Hiro evade lo sguardo e tira dritto. «Meglio andarsene a dormire», pensa. Ma l'anziano, ora in piedi e piegato in due dagli anni, gli urla addosso qualcosa in un inglese arrabattato. «Se piangi ancora un po', ti ritroverai affogato da solo!» Hiro, infuocato, fa dietro fronte e gli si butta addosso. «Cosa vuoi saperne tu? Nemmeno mi conosci!» Questi, nella stretta, gli singhiozza qualcos'altro. «Di certo io non ti conosco, ma una cosa posso dirtela. Ho già capito di che pasta sei fatto. Entra qui dentro, forse c'è qualcosa che ti può essere d'aiuto. Sembra tu ne abbia bisogno, come ne ho avuto io al mio tempo.» «Cosa ti fa pensare che abbia bisogno del tuo aiuto?» ribatte Hiro. «Ma soprattutto, se questo è il risultato dell'aiuto che tu hai ricevuto, allora faccio meglio a levarmi di torno. Guarda come sei ridotto!» L'anziano di risposta lo guarda dritto dentro agli occhi. «Io ho fatto male i calcoli e mi sono perso a metà strada, ma se starai attento, tu potrai cavartela.» Ed eccolo lì, il classico cliché che entra in gioco. Nemmeno 3 secondi e Hiro ripiomba nell'oblio di poco prima, quello che lo ha visto demolirsi, lo stesso oblio che lo ha fatto perdere per quelle strade scure. «Ecco, entra! Stai tranquillo. Tutto il tuo dolore tra poco se ne andrà. Te lo assicuro.» Hiro si avvicina all'ingresso. Poi un letale silenzio. Scostata la tenda rosso sangue, impressa da un nero ideogramma, davanti ai suoi occhi si presenta ogni genere di arcano feticcio. Mucchi di libri accatastati, la maggior parte dei quali in giapponese. Amuleti, bambole, ammassi di peli e capelli appesi dappertutto e raccolti in ampolle di ogni forma. Polveri strane e trite misture in altre boccette, una quantità assurda di maschere e raccapriccianti sculture divinatorie. «Che razza di posto è questo?» si domanda Hiro, un po' in allerta e un po' sedotto. Una parte di lui non vuole, non riesce ad andarsene di lì. L'odore del negozio, stranamente, non è per nulla in linea con tutto il macabro lì in giro. Aggrappato a quelle scure pareti di legno, c'è un profumo che sembra ricordare la cannella, ma rafforzato, deviato da una decisa nota di tabacco. C'è un fumante incenso alla kombava che dal centro della bottega si disperde nel buio di quel quadrato nero, illuminato fiocamente dall'ambra di alcune vecchie lampadine appese lì da sempre.
Hiro si perde tra i profumi, incantato, quasi in trance, con gli occhi che non sanno più dove posarsi. Tutto sembra stare al proprio posto ora, tranne il vecchio. Lui non c'è più. Hiro è tanto allarmato quanto incapace di lasciare quelle mura. Signore, dove sei? Nessuna risposta. Signore! Continua Hiro, ora spaventato. Facevo bene a levarmi di turno. Lo sapevo. Esclama ad alta voce. Il rintocco elegante e lento, quasi tribale, di un paio di tacchi di ottima fattura si fa avanti nel buio. Sembra il solido suono di un tamburo cerimoniale. La figura statuaria di una giovane donna gli si materializza davanti. Una bellezza d'altri tempi che non sembra appartenere a questo mondo. Folti capelli neri, raccolti in uno chignon trafitto con maestria da una spilla russa. Occhi scuri e profondi, definiti da un trucco vermiglio. La pelle di pallida vaniglia. È vestita di nero, di una stoffa robusta, forse un kimono, ma dal taglio molto più sensuale. La piega del seno cattura lo sguardo di Hiro. Sullo sterno di latte prende spazio un elegante tatuaggio a forma di occhio. Gli avambracci della donna sono neri, lucidi e morbidi. Sembra si sia immersa nel petrolio giù fino alla punta delle dita. Il lungo kimono le lascia scoperte solo le caviglie, sensualmente definite, e i piedi sottili sono sorretti da eleganti plateau di un rosso così acceso che sembrano vivere di vita propria. Il viso della donna gli ricorda sua madre. Lei si inchina e lo saluta. «Benvenuto, amico mio». «Lei parla italiano?» ricambia Hiro stupefatto. «Dov'è finito il signore di poco fa?» «Mio padre se n'è andato a riposare. Era molto stanco. Penserò io a te». Hiro arrossisce come avesse ricevuto un avance. Sembra ci sia di mezzo qualcos'altro. Starà forse flirtando. «Che razza di posto è mai questo?» pensa tra sé e sé, ancora annebbiato dall'alcol. «Dove hai imparato l'italiano?» La ragazza si avvicina e gli sorride. «Questi libri sono stati i miei maestri. Fin da piccola non ho fatto altro che leggere e studiare. Sono sempre stata affascinata da questo mondo, dalla storia, e ho cercato di imparare il più possibile. So parlare tante lingue e posso dirti che l'italiano è tra le mie preferite». «Impeccabile. Spaventosa. Che cosa cerchi, amico mio? Il tuo viso è scuro e i tuoi occhi piangono il dolore di un abbandono, quindi avanti. Domandare non costa che un istante di imbarazzo. Non domandare, al contrario, sarà imbarazzo per l'eternità. E l'eternità, mio caro ospite, è un tempo molto lungo». Lei sospira sorridente, muovendo lo sguardo verso il centro del soffitto, dove vi è raffigurato un insieme di marchi, ideogrammi e simboli mai visti. Il grande schema si dipana verso gli angoli dei muri, disegnando criptici caratteri, muovendosi agli estremi come irsute zampe di ragno. Non saprei. Balbetta Hiro timidamente, spaventato. E in un attimo raggela, torna lucido, come risvegliato da un sogno tremendo, e comincia a pensare, anche se da pazzi, che ci sia di mezzo un qualche tipo di diavoleria o stregoneria. «Impossibile», riflette tra sé se. «Non esiste nulla di simile. Ho già guardato troppi film per cascarci proprio adesso». Certo è, però, che la persona assieme a lui in quell'angolo di tenebra, ad una strega o ad un demonio, ci assomiglia veramente. Hiro non si perde in chiacchiere ulteriori e continua ad osservarla con un'aria diffidente. È tutto troppo strano e nemmeno a raccontarlo riuscirebbe a convincere qualcuno dell'autenticità di quell'incontro. La sua testa continua a martellarlo. «Che assurdità! Perché non hai tirato dritto?» Il silenzio è disarmante
e un inconsueto vento gelido si insinua con un sibilo tra le crepe delle assi. Un tuono irrompe inesorabile a squarciare la notte e Hiro continua a maledirsi tra nuovi ed aspri conati di vomito. «Ti chiedo scusa, amico mio. Forse ho mancato di ospitalità». La donna davanti a lui si abbassa lenta e soffice sullo scuro pavimento di legno e in una sequenza di estrema eleganza le ginocchia si appoggiano a terra, quasi stessero danzando, seguite dai glutei, dei quali attraverso l'abito si avverte appena la forma, appoggiati come sferici trofei sugli spilli rossi delle scarpe. Dal basso, i grandi occhi neri dritti su di lui scavano dentro ai pensieri più nascosti. Hiro è imbarazzato, gli tremano le gambe, ma da una parte è sollevato. Era certo ci fosse qualcos'altro sotto. «È una prostituta, visto? Lo sapevo. Beh, magari prostituta non è il termine più elegante che mi sia venuto in mente, ma di certo è quello che fa». Pensa tra sé e sé, quasi soddisfatto di esserci arrivato fin da subito. Per un breve attimo si è addirittura dimenticato della tristezza e della paura che poco prima lo stavano ammorbando. Forse aveva proprio bisogno di questo. Un po' di sano svago, giusto il minimo per scordarsi di quanto sia successo. L'unica rottura sarà il portafogli più leggero. «E cosa ti importa, vecchio mio? Tanto meglio così», gli suggerisce la testa. Gli occhi della donna sono fissi su di lui e qualcosa dentro agli stretti pantaloni riceve il messaggio forte e chiaro, quasi a volerlo scrivere a caratteri cubitali. «Prendimi!» Sembra che sappia il fatto suo, devo dire. Brava a presentarsi, bello il costume e tutto quanto, gli oggetti macabri, lo stile del locale. Ne ho visti di posti strani qua a Tokyo, ma questo, Gesù, questo mi mancava. Due mani si toccano, una è di Hiro. Un altro lento sospiro e la donna volge lo sguardo verso l'alto nell'oscurità del soffitto. C'è un momento preciso, durante uno dei fenomeni più incredibili che regala l'universo, nel quale un anello di fuoco prende forma nel cielo, ma per pochi minuti soltanto. Nell'eclissi anulare, la luna non oscura completamente il sole, ne lascia intravedere una porzione, una cinta di luce rossa più viva che mai, che è tanto affascinante quanto sinistra. Gli occhi della donna stanno cambiando. Quegli occhi così profondi e sensuali si stanno trasformando. In quel momento, lo stesso cerchio di fuoco, lo stesso incredibile e spaventoso disegno, ma moltiplicato per due, si sta definendo sulle sue iridi. Ed ora lei trema, vibra spasmodica, come fosse posseduta. Hiro molla la presa, scatta indietro, terrorizzato, e la paura, quella nera bestia affamata, lo ha ripreso con sé e nei suoi nervi fragili ci ha conficcato gli artigli. I battiti accelerano e avrà da lavarsi bene i pantaloni perché, come un bambino, se l'è fatta copiosamente addosso. La donna, se di una donna si può ancora parlare, ora si rivela e torna con lo sguardo su di lui. C'è il male più vecchio di sempre dentro a quegli occhi di sangue. Un altro tuono. «Hai trovato quello che cercavi, piccolo amico mio. Era necessario piombare nel baratro per arrivare a questo, ma tu ci sei riuscito. Non ti sei nemmeno sforzato. La materia che ti compone, le tue piccole cellule, tutto si è fuso con il nulla che ora è qui per riempirti. Hai aperto la porta. Ed ora vedrai cosa ti aspetta». Hiro è a terra, paralizzato, non riesce a muoversi. La strega, da inginocchiata che era, ora comincia a levitare, ritrovandosi in una manciata di secondi ad un metro da terra. Emana un forte odore di ruggine ed il corpo è piegato e contratto a formare una figura che adesso non ha più niente di elegante. Uno spettrale monumento blasfemo, presagio di Dio solo sa che cosa. Dagli angoli dei muri una strana e putrida polvere si accumula sotto a quel mostro, come un letale stuolo di insetti in appello alla propria regina.
D'un tratto l'aria è diventata irrespirabile e un primordiale puzzo di zolfo si è divorato come un mostro i fumi dell'incenso. Incomprensibili grida strazianti sopraggiungono e a Hiro bruciano le orecchie. È messo all'angolo, immobile e accartocciato su se stesso, inerme, con gli occhi spalancati e fissi sull'entità immonda al centro della stanza. La bestia gli parla di nuovo. «Riesci a sentire queste voci? Ti parlano di una vita che ti attende, di un viaggio che non è ancora cominciato, in terre che non hanno ancora preso forma, ma delle quali tu possiedi già la mappa. Lei ti ha divorato e poi ti ha sputato, ti ha fatto diventare il suo cancro. Ora tu conoscerai il mio vero nome. Ora tu diventerai la nuova chiave». Un gemito di morte sordo come un tuono. Poi di nuovo silenzio e un familiare odore di incenso. «Che fai lì impalato? Se non compri nulla, vedi di andartene. È tardi e devo chiudere il negozio». Il vecchio lo punzecchia dal suo sgabello con un vecchio ventaglio lurido. Tutt'attorno ci sono scaffali pieni di attrezzi, chiavi inglesi, lampadine e scarpe da lavoro. È un negozio di ferramenta. «Cosa diavolo? Che è successo?» domanda Hiro frastornato. «È successo che sei qui in piedi a fissare il vuoto da 5 minuti e che per giunta ti sei pure pisciato addosso. Mi sono stancato di dover pensare a te. Vedi di uscire all'istante o giuro che chiamo la polizia». Hiro non ci pensa due volte e in un lampo è fuori dal negozio. L'alone sui pantaloni è così largo che dall'imbarazzo scappa via di corsa verso casa, lontano nel buio. Il passo rallenta e una volta fermo a riprendere fiato, si accende una sigaretta. In un'ampia e almeno per quanto riguarda lo spirito, risanante boccata di fumo, si abbandona spalle al muro. Dietro di lui si erge il vecchio cimitero di Nishi Shinjuku. «Che cosa è successo? Cosa diavolo è successo poco fa?» si domanda sottovoce, incredulo. La luce rossa intermittente di un ristorante per famiglie è lì vicino a poche decine di metri. Gli fa scuotere il capo ed un senso di nausea lo assale nuovamente. La testa gli fa un male cane e più si sforza di capire il perché di ciò che è accaduto, più si sente perso, come si trovasse nudo in mezzo alla strada. Si incammina verso casa e una volta arrivato al cancello si ferma desolato, quasi a giudicarsi. Guarda la chiazza di urina ancora calda e si lascia scendere un'ennesima, amara lacrima sul volto. Il pensiero torna inesorabile alla storia d'amore appena finita. Sente uno strano fastidio alla mano sinistra e la tira fuori dalla tasca bagnata, assieme alle chiavi del suo appartamento. Se la strofina con forza sulla maglietta e nota una piccola e insolita macchia di sangue. La mano è ferita, escoriata o morsa da qualcosa di strano, forse un insetto. Il dorso gli prude da morire e voltandolo si ritrova a contemplare l'orrore un'ennesima volta. Al centro di esso c'è un marchio a forma di occhio.